Abbiamo passato il traforo, siamo entrati in Svizzera e subito veniamo accolti da tanta neve. Stiamo andando in direzione Verbier, una delle località sciistiche più grandi, anzi il comprensorio più grande di tutta la Svizzera, e le piste lì sono aperte. Le persone qui all'interno degli impianti devono avere l'obbligo della mascherina, ma ancora fino al 20 dicembre nessun limite per entrare nelle cabinovie. Ci stanno entrando almeno una decina di persone. C'è una seggiovia, qui si può stare massimo in quattro, infatti laggiù si crea un bel gruppo in fila che rimane per parecchio tempo. Qui un altro posto dove si può mangiare, essendoci oggi tanta gente si creano anche delle lunghe file con distanza che è difficile da mantenere. Da dove arrivate? Lei è svizzero, io sono toscano. Sono gli italiani che ci hanno portato il Covid l'anno scorso. Addirittura, mo, sono gli italiani. Quello che ho visto, infatti, è stato in Italia e qui rispettano molto di più le regole rispetto a come le rispettavamo noi quest'estate. Noi non vi abbiamo chiesto di chiudere le spiagge quest'estate, allora non ci chiedete di chiudere. Le montagne. Quanto state adesso qua? Fate una settimana bianca? No, weekend lungo, poi A Milano e Sant'Ambrogio. Uno non potrebbe uscire dal comune se non per certi motivi, non si può uscire dalla regione, Però però puoi andare se vai all'estero come voi in Svizzera puoi andare e tornare senza che comunque fai la quarantena. Non diciamolo. La signora sta comprando il giornale, parla di Verbier e del fatto che ci prepariamo tra tante difficoltà a questo afflusso di turisti. Le foto piene di gente hanno fatto il giro del mondo. Oggi, però, dopo gli assembramenti di ieri, che era il primo giorno, abbiamo diviso gli ingressi. Ci sono i percorsi e l'obbligo di mascherine sugli impianti. C'è la polizia, la sicurezza. Stiamo cercando di fare di tutto perché le regole siano rispettate. Ieri non siamo riusciti perché c'erano più persone del previsto, ma siamo reattivi. È troppo importante per noi rimanere aperti. C'è un'economia dietro. Poi, durante le vacanze natalizie è il periodo più importante. Dobbiamo riuscire a gestirlo, anche se non è semplice. La capacità massima qui è di 30 persone. Ora siamo in 2, 4, 11, 12. E già siamo in parecchi, mi sembra, per stare tanto tempo in un posto al chiuso. Anche con i nuovi limiti si potrà comunque stare fino a 20 persone. Mi sembra ancora un limite alto. Sì, ma sono anche le singole persone che piano piano si regolano sempre di più. Italiano, scommetto. Italiano, sì. Uno dei pochi che qui indossa la Sì, mascherina. non è obbligatorio qua, fuori in strada. Credo che per le vacanze di Natale vogliono riaprire, c'è sicuramente un occhio all'economia per essere sicuri che, insomma, l'economia giri. Siamo all'esterno, senza mascherina è bello poter respirare l'aria di montagna. Nei cantoni tedeschi è tutto aperto, puoi mangiare, bere, qui sono più rigidi che nel resto della Svizzera. Siamo nel centro di Gstaad, che è Cantone di Berna, e qui al controllo dei cantoni francesi ci sono i ristoranti aperti, anche la sera si può fare l'aperitivo, cosa che ormai noi ci siamo dimenticati del tutto. Spagna. Ogni cantone ha le sue regole, chi più chi meno rigide. A 20 km da qui è tutto chiuso la sera, quindi nel weekend vengono tutti qui. Italiano, italiano. Voi siete venuti da Dove di apriamo i bar pure lì. Guarda, è meglio che andate via. In tanti non vogliono essere ripresi mentre sono qui a bere. Devo dire che qua le persone sono veramente tante, certo non ci sono le distanze, sono naturalmente con la mascherina. La mascherina non è obbligatoria in quasi tutta Ginevra, infatti non la indossa nessuno, la mettono soltanto prima di entrare qui in Rue de la Croix d'Or, la zona più affollata di Ginevra, infatti è l'unica zona dove ci sono controlli di polizia, protezione civile e dove è facile vedere quasi tutti con la mascherina. Vabbè, qualcuno non la indossa nemmeno qui, come vedete i ragazzi laggiù. Buongiorno. Meglio non darsi la mano. In Italia ci si saluta così ormai. Questo ce l'hanno dato in Italia. Non c'è scritta la concentrazione di alcol. Più è denso e più è difficile che l'alcol si attivi. Didier Pittet è infettivologo all'ospedale di Ginevra, collabora con l'OMS e col governo di Macron. È considerato il padre del gel disinfettante che oggi conosciamo tutti e che per lui
è più importante della mascherina? La mascherina solo quando siamo molto vicini, o se per esempio mi metto a cantare. Ma io non sono Pavarotti. Noi siamo rimasti scioccati a vedere tutti senza mascherina arrivati qui a Ginevra. Quando ci si mette la mascherina, spesso ci si lava meno le mani o non si rispetta la distanza. Tante volte è una falsa protezione. Meglio il modello italiano o svizzero? Dal momento che si sono capite le regole, è meglio responsabilizzare il cittadino. Ma se i casi aumentano, allora bisogna chiudere. Io quest'anno non scio, anche se è una mia passione. Ma il problema non è lo sci, è la massa di gente. Chi arriva dall'Inghilterra, chi da Germania, Italia, tutti in Svizzera. Esattamente quello che non bisogna fare se vogliamo evitare la terza ondata. Penso che oggi aprire le stazioni sciistiche sia per privilegiare l'economia e dire che gli svizzeri hanno diritto alle loro vacanze. Ma non sono d'accordo. Anche perché parliamo di terza ondata, ma mica abbiamo ancora fermato la seconda. A Ginevra è stato creato l'ospedale cantonale e sono state requisite le cliniche. Se nella prima ondata abbiamo avuto al massimo nell'ospedale 400 pazienti, questa ondata al picco erano 650. Vivo in un paese in cui l'autodeterminazione del paziente è molto forte. Spesso sono i pazienti stessi, prima di arrivare alle animazioni, che dicono io non vorrei essere intubato. Spesso e volentieri si segue il volere del paziente. È come se fosse un cliente e quindi dobbiamo seguire la volontà del cliente. Le famiglie, i cittadini, ma anche le attività commerciali hanno bisogno di riprendere fiato in questo periodo di feste che sta arrivando. Quindi siamo qui per annunciare delle misure che vanno nel senso della riapertura. A partire da giovedì 10 dicembre i ristoranti resteranno aperti fino alle 23 e per la notte di Capodanno abbiamo deciso di prolungare fino all'1 del mattino. Mi sembra di capire che avete deciso per un approccio opposto a quello di noi in Italia. Aprire in un momento di rischio di feste e assembramenti. Non avete paura che sia un messaggio pericoloso? Certo che è un rischio, ma è un equilibrio molto delicato tra lasciare alle imprese la possibilità di sopravvivere, la libertà delle persone e la salute. La popolazione ha bisogno di prendere fiato, di vedere la luce in fondo al tunnel. Siamo troppo prudenti noi, quindi? In Svizzera abbiamo sempre applicato il principio della fiducia e della responsabilità individuale. Gli italiani invece sono più indisciplinati? Siete più calorosi. Se qualcuno dall'Italia volesse venire a festeggiare il Capodanno a Ginevra? Noi non mettiamo nessuna quarantena. Al contrario, è l'Italia che ve la farà fare al rientro. Ginevra è da sempre una città accogliente.